Ecco, come sapete, i lavori del programma dovevano essere chiusi dalla ministra Valeria Fedeli. La ministra non potrà essere con noi, e mi dispiace di questo, ma ci ha mandato una lettera piuttosto articolata che adesso vi leggo. Caro Presidente Stella, caro Rettore Manfredi, gentili ospiti, sono davvero rammaricata di non poter essere oggi con voi in occasione del convegno organizzato dal Consorzio Cilia sulle tematiche assolutamente cruciali dell'orientamento e dell'accesso. Purtroppo gli impegni sopraggiunti nella mia veste di componente del Senato e le numerose votazioni di questi giorni mi costringono a non allontanarmi da Roma. Mi spiace davvero. Tuttavia, ben consapevole del ruolo che riveste il Consorzio, di cui il Ministero conosce e apprezza da tempo le numerose attività nel delicato settore del test di accesso ai corsi a numero programmato e le preziose esperienze accumulate in tanti ambiti, non voglio rinunciare a portare un mio saluto ai lavori del convegno. Siamo tutti ben consapevoli che orientare alla scelta significa accompagnare le studentesse e gli studenti nel delicato processo di scelta del corso di studio a loro più confacente, rendendo agevolato e non traumatico il passaggio dalla scuola secondaria all'università e, successivamente, promuovendo un inserimento efficace e produttivo delle matricole nel corso di studio prescelto. Ecco cosa è, o meglio, cosa dovrebbe essere il cosiddetto orientamento in ingresso, il tema appunto di questo interessante e attualissimo convegno. Vi sono grata perché discutete i ruoli tanto autorevoli in queste tematiche. In tale accezione l'orientamento è un processo attivo al quale partecipano diversi soggetti, non solo gli studenti, le studentesse e gli studenti. Un processo attivo che coinvolge interlocutori come la scuola e, perché no, le stesse famiglie che svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere i propri ragazzi verso una scelta consapevole, visto che le famiglie, certamente più di qualunque altro, ne conoscono inclinazioni e passioni. Non sono pochi gli atenei che organizzano veri e propri incontri con le famiglie, ai quali sono invitati i genitori delle future matricole e i docenti universitari. In queste occasioni l'ateneo illustra ai genitori il quadro dei nuovi percorsi formativi, le caratteristiche di eccellenza dell'ateneo, fornisce anche qualche dritta su come sostenere i propri figli nella scelta del proprio futuro. La legge, come sapete, affida la responsabilità dell'orientamento alle università e così, sempre più spesso, gli atenei italiani si impegnano in iniziative rivolte alle studentesse e agli studenti, iniziative quali gli incontri di area, le porte aperte in ateneo, le settimane di preparazione ai test, i veri e propri corsi di addestramento ai test di ingresso che offrono l'opportunità di sperimentare la propria preparazione e di acquisire maggiore dimestichezza nei confronti con un test di accesso. Si tratta senza dubbio di iniziative dirette a stimolare in modo anticipato la riflessione da parte dei ragazzi sui possibili scenari formativi e professionali, al fine di consentire loro di elaborare per tempo una scelta matura e consapevole riguardo al corso di studio da intraprendere. Stanno anche affermandosi iniziative che in sinergia con i docenti delle scuole vedono il coinvolgimento diretto e la collaborazione attiva delle scuole secondarie. Si tratta di una specie particolare di orientamento alla scelta che guarda con particolare favore e attenzione, in quanto la ritengo la più efficace e la più produttiva per evitare fenomeni di abbandono e di ritardo nei percorsi di studio che affliggono le nostre platee universitarie. In questo ambito, sicuramente, la somministrazione di opportuni test attitudinali veicolati appunto attraverso le scuole adempie lo scopo di offrire alle studentesse e agli studenti la possibilità di valutare al meglio e in modo trasversale le proprie attitudini e di riflettere sui propri interessi. Di certo, tra gli strumenti che si possono mettere a disposizione per aiutare gli studenti a compiere scelte responsabili e efficaci, vi deve essere una specifica capacità predittiva dei test di valutazione che, quando ben strutturati e calibrati, consentono di misurare la solidità e l'adeguatezza della preparazione per affrontare gli studi in diverse macro aree disciplinari. Terremo dunque nel massimo conto i risultati delle vostre riflessioni, anche nella prospettiva di coordinare al meglio le prossime politiche ministeriali sull'orientamento,
grazie ai nuovi finanziamenti varati con la legge di stabilità per il 2017. A tale scopo, come probabilmente sapete e come altri vi confermerà quest'oggi, sta lavorando un gruppo all'interno del Dipartimento della Formazione Superiore assieme al CUN e alla CRUI. L'intento è quello di promuovere in tempi rapidi progetti interateneo di interi di orientamento, progetti in grado di superare la frammentazione delle proposte dei singoli atenei e di integrare l'attuale piano delle lauree scientifiche che tanto successo ha riscosso in questi ultimi anni. Il vostro convegno in conclusione sono convinta che si svolga sotto i migliori auspici, con i migliori saluti e gli auguri di buon lavoro. Firmato Valeria Fedeli. Ovviamente avere la ministra qui a concludere sarebbe stata una cosa diversa, ma abbiamo comunque apprezzato la lettera, anche articolata, non semplicemente una lettera formale e di poche parole. Ecco, detto questo, iniziamo a ragionare sui temi del convegno. Tanto possiamo anticipare che questo è il primo convegno CISIA. Abbiamo fatto a Napoli perché Napoli è una realtà importante per noi, ci ha fortemente aiutato, supportato anche nell'espandere la nostra offerta di test a aree diverse, ci ha aiutato nel fornire i dati necessari per lo studio che ha portato allo studio di predittività che abbiamo sviluppato nel giro di circa un anno, e quindi siamo contenti di essere in questa sede, quindi ringraziamo per questo. Abbiamo ritenuto di ampliare la platea, mentre, come sapete, noi abbiamo cominciato iniziato ancora tempo addietro con l'ingegneria a sviluppare i test di accesso, ma poi in tempi recenti abbiamo preso la decisione di sviluppare progressivamente test in tutte le aree disciplinari in cui questo sia possibile. Quindi il tema affronta due temi fondamentali, quello dell'orientamento e quello dell'accesso. Vedo anche che ci sono degli studenti, sono molto contento di questo, perché il messaggio non è rivolto solamente all'università, ma deve essere rivolto anche e soprattutto agli studenti. Dovremmo far capire l'importanza di quello che ci si sta facendo, non solo per l'università, ma anche e soprattutto per gli studenti. Come certamente sapete, l'Italia, e come è stato fatto vedere anche da Marco Tubino in precedenza, conta su un numero esiguo di laureati. Un numero che sta negli ultimi posti nei paesi OCSE, come sapete. E questo dipende da molti fattori, certamente uno dei problemi è quello del finanziamento, ma noi non ci occupiamo di questo problema, ci occupiamo invece piuttosto di trovare dei metodi che consentano allo studente di fare le proprie scelte in maniera più consapevole e che sia effettivamente informato il più possibile di quello che l'aspetta durante il corso di studio che ha scelto. Quindi si tratta di mettere in campo una sorta di orientamento informato per lo studente. Ora, il CISIA ritiene di poter fare molto in questo campo e di poter quindi sviluppare l'attività proprio in questa direzione. Un po' di storia forse importante per dire che il CISIA nasce da lontano, in realtà nasce questo è l'accesso all'università. Allora, facciamo un passo indietro. Avanti. Prima di parlare del CISIA, parliamo brevemente. Posso farlo qua, direttamente? Ecco, benissimo. Allora, forse non tutti sanno che per molti anni, fino al 1969, l'accesso all'università è stato regolamentato dal Regio Decreto 31 agosto del 33. Quindi, Regio Decreto, dovuto ancora al Ministro Gentile del ventennio, come tutti sanno, e questo cosa prevedeva? Prevedeva che la maturità classica dava accesso a tutte le facoltà, allora c'erano ancora le facoltà ovviamente, la maturità scientifica dava accesso a tutte le facoltà, ma non a giurisprudenza,
e lettere e filosofia, il che vuol dire che se uno voleva studiare giurisprudenza doveva deciderlo molto prima ancora di iniziare a iscriversi al liceo o altro istituto. I diplomi sicuramente invece danno accesso a specifiche facoltà. È del 69, la legge 910, che liberalizza l'accesso a tutte le facoltà. Infatti la legge 910 dice che possono iscriversi a qualunque corso di laurea diplomati e studenti di istruzione secondaria e secondo grado di durata quinquennale, quindi totale apertura e liberalizzazione. Ecco, però se la legge era auspicabile, certamente un passo molto importante avanti, perché superava anche evidenti problemi di legittimità costituzionale, ma ugualmente nasceva un problema chiaro, che era quello dell'orientamento. Lo studente si trovava davanti una grande platea di possibilità, un grande ventaglio di possibilità, e spesso la scelta della facoltà risultava piuttosto problematica. Chi faceva una scelta non troppo informata, non troppo consapevole, rischiava come minimo dei ritardi, spesso il cambio della facoltà, oppure addirittura l'abbandono degli studi. La cosa purtroppo si è poi protratta anche per molti anni, non è stata una questione che si è risolta in poco tempo, anche perché sono voluti un bel po' di anni, dal 69 fino al 99, quindi qualcosa come 30 anni, prima che qualcuno prendesse più in mano la questione, e il decreto 3 novembre 99, numero 509, che è il decreto sull'autonomia, se volete il decreto che ha istituito i due cicli all'università, ecco, l'articolo 6 di quel decreto stabilisce 6 principi fondamentali. Sono quelli che ho elencato qui, cercando di riassumere. L'obbligo, intanto questi obblighi sono tutti in capo alle università. L'università è obbligata a fare tutto questo che è indicato lì. L'orientamento da parte degli atenei è obbligatorio. L'ateneo deve verificare il possesso della personale preparazione iniziale dello studente. Le conoscenze richieste per l'accesso sono definite dall'ateneo, cioè l'ateneo dice per un certo corso di studio io definisco queste conoscenze indispensabili in ingresso. L'ateneo verifica, dopo averle stabilite, il possesso di queste conoscenze. Se le conoscenze non sono adeguate, c'è l'obbligo di assegnare i cosiddetti OFA, cioè gli obblighi formativi aggiuntivi, che possono essere risolti entro il primo anno. E poi c'è l'obbligo agli atenei di predisporre delle attività formative propedeutiche, anche in collaborazione eventualmente con la scuola. Guardate che questi 6 punti, se fossero puntualmente seguiti, sarebbero un passo avanti molto forte per le università. Noi avremmo molto meno abbandoni, molto meno problemi. E quindi il CISIA cerca di dare una mano anche in questo. Parliamo adesso brevemente del CISE come nasce. Il CISE nasce prima di questi obblighi, nasce nell'86 come progenitore, in realtà il CISE nasce più tardi, e l'attività, diciamo, nei test di accesso nasce nell'86 per iniziativa del Politecnico di Milano, poi estesa anche ad altri atenei, e si è operato in tale ambito con la Commissione Nazionale del Test, cioè alcuni atenei lavorarono per disporre i test. Qual era lo scopo? Lo scopo era esattamente duplice, quello di capire, l'università cercava di capire quali erano gli studenti che entravano, qual era la loro preparazione, e al tempo stesso però gli studenti venivano informati sulla preparazione che dimostravano di avere al momento di entrare. Nel 2005 la conferenza dei presidi di ingegneria, la COPI, assieme alla conferenza per l'architettura, decidono che bisogna dare una struttura più solida, che non è più sufficiente affidarsi al Politecnico di Milano, che tra l'altro sosteneva tutte le spese, anche piuttosto rilevanti, e decide di costituire il Centro Interuniversitario per l'accesso alle scuole di ingegneria e architettura, appunto il CISIA. Il CISIA poi, con la crescita dei problemi anche gestionali, sapete che un centro interuniversitario deve appoggiarsi a un ateneo, il CISIA invece ha la sua autonomia come consorzio, quindi nel 2010 nasce il consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso, che mantiene appunto l'acronimo di CISIA o CISIA. I membri del consorzio chi sono? Sono gli atenei,
rappresentati dai loro rettori, e le conferenze d'area rappresentate dai loro presidenti. Ecco, questo vorrei che fosse chiaro. Il CISA non è qualcosa di esterno all'università, fa parte dell'università. E infatti, ecco come è costituito. Oggi aderiscono 44 atenei statali e 3 conferenze. Come opera? Opera secondo il criterio della in-house providing, cioè con affidamento diretto. Le università non devono fare un bando per far sì che ci si predisponga i test, ma fanno affidamento diretto perché questa legge lo consente. I consorziati non pagano quote fisse annuali, pagano soltanto una quota iniziale di adesione, ma poi non pagano più. Dopo il CISIA si mantiene con il contributo dei test esclusivamente e dei servizi che vengono erogati dal CISIA. Ecco, vorrei che fosse chiaro, e l'ho scritto in maniera netta, che il CISIA non è un'azienda, non ha fini di lucro, quindi non ha utili e dividendi, quindi non lo fa nell'interesse di qualche persona, non gode di finanziamenti pubblici, ma si autofinanza con la propria attività. Quindi non grava nemmeno sulle spalle degli atenei o del ministero. Il CISIA è cresciuto in questi anni, le dimensioni delle attività sono qui indicate, sono quelle di quest'anno, quindi non sono ancora terminate in realtà. Abbiamo erogato, poi vedremo esattamente cosa si tratta, di 91.000 test online, suddivisi tra ingegneria, economia e farmacia. Poi sono indicati 9.000 test chiamati ancora non TOLC ma TOS, perché è ancora una fase sperimentale non consolidata, e poi anche 8.000 OFA, cioè test di recupero degli obblighi normativi aggiuntivi. I test cartacei stanno diventando progressivamente minoritari e infatti ne abbiamo erogati quest'anno 29.000. Se noi facciamo la somma, in tutto sono 120.000 prove in 53 atenei. Però è molto importante l'attività che il CISIA svolge nei confronti degli studenti, perché gli studenti per tempo possono andare in rete nel portale CISIA a fare test di simulazione per vedere come funziona. Ecco, guardate, i numeri sono impressionanti, perché quest'anno abbiamo già avuto 605.000 utenti unici, cioè con IP diversi, che hanno utilizzato i servizi di accesso gratuiti di sperimentazione, di simulazione. 600.000, tanto per farvi avere l'idea, sono più del doppio degli studenti che ogni anno si immatricolano all'università, quindi è un numero veramente impressionante ed è crescente dai 193.000 del 2014, 420 del 2015, 470.000 del 2016. Questo è il numero di test erogati nel tempo. Non ho ancora fatto molti commenti, se noi partiamo dal 2005 con 25.000 test erogati, vedete che abbiamo una crescita esponenziale. Ovviamente sappiamo che prima o poi si affluirà, questa curva non potrà crescere all'infinito, però è molto interessante vedere questa crescita dovuta anche al fatto che la crescita, come si vede in questo diagramma, è legata anche al fatto che progressivamente, oltre all'ingegneria che all'inizio esauriva totalmente i test, progressivamente sta vedendo anche l'accesso di altre aree, quindi da economia, poi scienze, poi farmacia, e adesso l'ultima chicca è la romanistica, che vedete in picco nel 2017 con la sua sperimentazione, ma dall'anno prossimo già io conto che questo numero diventi molto molto più importante, e credo che sia stata una cosa molto importante fare il salto dalle cosiddette materie dure, le hard sciences, o comunque quelle che hanno una base scientifica più consolidata, a aree diverse come l'area umanistica. Il lavoro che abbiamo fatto assieme ai colleghi di area umanistica, bravissimi, molto competenti, un lavoro molto bello, devo dire, direi entusiasmante, ci ha convinto progressivamente che i test di accesso per valutare le competenze si possono fare in tutte le aree con molto profitto. Ecco, le sedi partecipanti sono qui indicate, sono più di 100, perché poi gli atenei hanno più sedi spesso, quindi l'impegno CISIA si rivolge quindi a tante aree molto variegate in tutta Italia, distribuite in tutta Italia.
vado un po' veloce perché non voglio portare via troppo tempo. Come opera Cisia? Cisia, come dicevo, non ha fine di lucro, quindi investe il 100% integralmente ogni avanzo di bilancio. Per che cosa? Per migliorare la qualità dei test, per studi e ricerche sui test e disseminare i risultati di questi studi, per svolgere azioni di trasparenza, dando pubblico accesso anche ai risultati sul web, nuovi progetti si sviluppano progressivamente, potenziamento dei servizi degli studenti con i test di simulazione di cui ho parlato, ma anche migliorando progressivamente l'help desk, che ha dato una grande quantità, ha risposto a credo 25.000 telefonate quest'anno, sono numeri non piccoli, e sono oneri tolti agli atenei che altrimenti dovrebbero rispondere in proprio. Poi la disabilità è importante, stiamo collaborando con gli atenei più sensibili a questo tema per dare accesso agevolato a chi ha purtroppo delle disabilità. E poi potenziamento dei sistemi informatici che sono via via in fase di sviluppo. Ecco, importante il fatto che tutte le attività sono svolte con colleghi universitari della scuola che operano in gruppi tematici o commissioni ad hoc, il tutto sotto la supervisione del Consiglio Scientifico del CISIA. Questo è importante perché è importante sapere che il CISIA opera su basi scientifiche, andando ad attingere le competenze dove sono disponibili all'interno dell'università e anche della scuola. Brevemente voglio qui ricordare alcuni studi e progetti che sono in fase di sviluppo. Un progetto interessante è quello di poter somministrare la prova di accesso per la conoscenza della lingua italiana sia in Italia sia all'estero, e somministrare prove di verifica delle conoscenze della lingua italiana appunto è un progetto che stiamo sviluppando con speriamo di poter parlare a termine assieme a ICON e tante righiere e con il supporto del Ministero. All'inizio di settembre tipicamente gli atenei devono verificare la conoscenza della lingua italiana degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, e noi pensiamo di sviluppare anche qui una modalità di accesso a questo test di lingua italiana da somministrare possibilmente anche all'estero, per evitare che gli studenti devono venire in Italia all'inizio di settembre per verificare la loro conoscenza, è meglio se riusciamo a farlo direttamente all'estero. Stiamo sviluppando un MOOC, cioè un corso online da somministrare gli studenti lo vogliono usare per gli obblighi formativi aggiuntivi in matematica. Abbiamo messo disponibile in rete, questo lo potete vedere in qualunque momento dal sito del CISIA, il data visualization, cioè la possibilità di vedere molti dati sui talk somministrati fino al 2013, e poi stiamo lavorando per poter erogare i test su dispositivi mobili, riducendo i problemi quindi degli atenei che hanno le aule informatiche un po' sovraccariche, e poi i due studi di cui parleremo oggi, su cui non mi addentro, che sono quello importante sulla capacità predittiva di test delle carriere rispetto alla carriera degli studenti, e qui parlerà la collega Ciampolini subito dopo, e lo sviluppo di test standard di cui parleremo in dettaglio per le varie aree. I temi del convegno sono quelli appunto che passano attraverso questi tre momenti, lo studio sulla predittività di cui vi ho detto, i test differenziati interdisciplinari, cioè i test standard di cui sentirete appunto le relazioni, e poi abbiamo deciso di organizzare nel primo pomeriggio questo panel sull'orientamento, accesso libero, accesso programmato, tema certamente delicato e caldo, però molto importante perché vorremmo riuscire a correlare i vari temi appunto della predittività di standard con i problemi dell'accesso, specialmente laddove questo sia programmato dagli atenei. Allora, per quanto riguarda il primo punto, studio di predittività, qui non mi voglio addentrare più che tanto perché Anna Ciampolini poi vi racconterà in dettaglio, ma due spunti brevi. Allora, da anni noi sappiamo
per aver visto studi specifici degli Atenei che esiste una correlazione, l'ha fatto Pisa, l'ha fatto Torino tempo dietro, alcuni Atenei già l'hanno fatto. Bene, e abbiamo deciso di generalizzare questo studio. L'abbiamo fatto con la collaborazione della conferenza per l'ingegneria e con gli Atenei che hanno reso disponibili i loro dati su questo. E sono stati 13 Atenei, che io ringrazio, e questo ci ha consentito lo studio piuttosto esteso sull'intero territorio nazionale, anche su base territoriale sud, centro e nord. Lo studio conferma effettivamente quello che noi abbiamo già visto in maniera più semplificata, ma di questo parlerà poi Anna Ciampolini. Vi sono dei limiti a questo studio, e i limiti principali sono legati al fatto che gli Atenei che ci hanno supportato ci hanno fornito direttamente i dati di carriera degli studenti. Questo è indispensabile, se noi vogliamo correlare il test con le carriere dobbiamo conoscere il risultato del test e le carriere dello studente. Ora, per poter fare uno studio generalizzato su base nazionale avremo bisogno di conoscere i dati di tutti, non solamente gli Atenei disponibili, quindi avremo bisogno di poter accedere, anche se in forma non personalizzata, i dati sulla carriera degli studenti che sono disponibili nella ANS, cioè nella Anagrafe Nazionale degli Studenti. Fosse stato qui presente il Ministro, l'avrei chiesto direttamente, glielo chiederemo in ogni caso. Caratterizzazione del test CISIA, come è fatto il test CISIA? Il test CISIA è fondato su questi criteri, sono quesiti risposta multipla, un punto per la risposta esatta, zero per la risposta non data, penalizzazione a meno un quarto, il punto per la risposta errata. I test sono tutti suddivisi in aree tematiche, matematica, logica, comprensione verbale, eccetera. Si ragiona per fare questo con le aree disciplinari, si decide la consistenza, si decide il tempo, si decide tutto assieme alle aree, no? Non sono scelte autonome CISIA, questo è molto importante. Ve ne sono due tipi di test, i cosiddetti TIP, cioè i test in presenza, che sono quelli storici, quelli erogati da sempre, quelli cartacei che venivano somministrati all'inizio di settembre. Ecco, all'inizio di settembre e il test dovrebbe per forza di cose essere unico per tutti, erogato una sola volta l'anno, poi si svolgeva nello stesso giorno, alla stessa ora in tutti gli Atenei, e ogni anno venivano riformulati completamente ex novo. Ovviamente così facendo, per quanto gravi siano gli estensori, i livelli di difficoltà cambiano anno per anno, di questo poi però vi parlerà con maggior dettaglio il professor Casarosa, quindi non voglio soffermarmi, ma tanto per capire le difficoltà e le variazioni anno per anno, qui sono molto chiare, riguardano sia le singole aree, logica, comprensione verbale, matematica, scienza, eccetera, ma riguardo poi anche la composizione complessiva del test, e quindi la differenza è enorme. Pensate, se uno fissa una soglia per l'obbligo formativo aggiuntivo, un anno si trova il 30% di studenti con l'obbligo formativo aggiuntivo, l'anno dopo si trova il 70%, questo ovviamente non è accettabile. Ecco, allora l'idea che sta alla base di queste modifiche del tipo di test è il TOLC. TOLC è un test erogato online, questo dà molta maggiore flessibilità. I TOLC sono, come probabilmente tutti voi, quasi tutti voi sapete, sono test diversi da studente a studente, ma di difficoltà analoga, e questo consente, proprio per la stabilità statistica, di somministrare il test in qualunque momento, in momenti diversi dell'anno, e anche anno dopo anno questi test sono stabili statisticamente, quindi comparabili, quindi se uno fissa una soglia, sa che quella soglia andrà bene anche l'anno prossimo. Ecco, le caratteristiche appunto sono quelle di analisi di difficoltà, della somministrazione più volte all'anno, di poter essere utilizzato il test sostenuto in una sede e poi in un'altra sede, quindi uno fa il test a Napoli e poi si iscrive a Palermo, o viceversa, qualunque altra soluzione, e poi sono comparabili e consentono anche di capire se gli studenti anno dopo anno cambiano in peggio o in meglio. Ecco, i TOLC erogati negli anni, infatti poi qui Casarosa farà vedere molto meglio, sono stabilissimi, vedete che non solo il punteggio totale del test è praticamente costante anno per anno, ma anche ogni singolo settore, cioè la logica, la matematica, la scienza, la comprensione del testo, eccetera.
Ecco, questo è il fatto molto importante. Quelle piccole differenze che vedete, tra l'altro, sono dovute al fatto che anno dopo anno entrano anche nuovi atenei, quindi una certa diversità nasce anche dal fatto che gli atenei attingono a bacini di utenza diversi. Cosa interessante, anche qui Casalosi farà meglio vedere questa cosa, è interessante vedere che quando il test viene somministrato più volte all'anno, tipicamente in primavera, verso il primo periodo, diciamo febbraio-aprile, oppure maggio-luglio, verso ottobre, il risultato del test cala progressivamente, che vuol dire che gli studenti più motivati vanno all'inizio e poi altri via via si accorrono nei momenti successivi. E questo fa certamente riflettere. Ma una cosa importante del talk è il fatto che può essere somministrato in maniera anticipata e quindi consentire agli studenti non solo di fare scelte molto ponderate, non dover scegliere nell'ultimo momento, ma di poter anche cercare di compensare alcune carenze che si dimostrano avendo fatto il test anticipato. Ecco, i test standard, il secondo tema di cui parliamo oggi, è un test che inizia con un'analisi molto attenta sulle esigenze stabilite dagli atenei come competenze di ingresso. Quindi inizia con la definizione, la presentazione di un test standard comincia con la definizione delle conoscenze, competenze e capacità richieste per entrare in quel corso per poi avere una carriera senza troppi intoppi. Ecco, il CISIA ha identificato un certo numero di aree che ragionalmente si può pensare abbiano requisiti di accesso analoghi e quindi ha pensato di sviluppare per ciascuna di queste aree un test standard che possiede un suo sillabo delle competenze, quindi chi entra in quell'area sa che cosa dovrà di sapere, eventualmente può anche studiare se qualche cosa non lo ha per qualche motivo studiato durante il percorso scolastico. Questo sillabo è fondamentale perché su questo poi sono formulati i test di accesso. Ecco, i test standard di cui parleremo successivamente sono qui elencati, sono i talk di ingegneria, economia, farmacia, ma scienze, non è ancora un talk come vi ho detto, è ancora in fase sperimentale e nuovo, ultima entrata, il talk di Aromanisia, che ancora non è un talk, ma che lo speriamo diventi molto presto. Infine il panel di cui parleremo questo pomeriggio, voi sapete che all'inizio di settembre ogni anno puntuale si apre il dibattito sul test di accesso. I test di accesso hanno riguardato in gran parte gli accessi programmati a livello nazionale, quindi tipicamente medicina, ma da qualche tempo a questa parte hanno cominciato a coinvolgere anche test per accessi programmati stabiliti dagli atenei. I motivi ovviamente sono vari. Gli atenei hanno deciso per vari motivi di stabilire l'accesso programmato, ma essenzialmente la motivazione è la qualità della formazione richiesta e la difficoltà di avere docenti qualificati in numero sufficiente, date anche le ristrettezze e i tagli che ci sono avuti in questi anni. Ecco, quindi certamente hanno ottimi motivi coloro che ritengono che non si debbano mettere numeri programmati se non indispensabili, perché abbiamo pochi laureati e dovremmo raggiungere un numero maggiore, ma esistono anche buoni motivi dalla parte opposta di chi invece sostiene che vanno inseriti. Cioè, bisogna ragionare su questo punto. Quindi l'obiettivo del panel è quello appunto dell'orientamento d'ingresso, di ragionare, mettere a confronto diversi oggetti istituzionali sull'orientamento d'ingresso, le prove di verifica e preparazione d'ingresso e di corsi accesso al programmato e strumenti di valutazione che si possono mettere in atto. Noi pensiamo che il CISIA possa fare molto da questo punto. Ultimo punto che voglio ricordare è che oggi l'accesso programmato è stabilito, normato dalla legge 264, che risale peraltro al 99, anche lei in un anno ormai piuttosto datato. Questa legge stabilisce l'articolo 1 e l'articolo 2 gli accessi programmati a livello nazionale e quelli stabiliti dalle università, ma poi esistono altre leggi che nel frattempo hanno introdotto non direttamente il numero programmato, ma hanno stabilito dei vincoli di fatto tra numero di studenti e docenti che devono essere disponibili per un certo corso di studio. Questa è la legge Gelmini, la 240 del 2010, che ha delegato al decreto legislativo 19 dei compiti in materia di qualità dell'offerta formativa
e a sua volta attraverso ANU sono stabiliti i criteri di qualità attraverso il sistema AVA, recepito poi dal decreto ministeriale, l'ultimo è il 12 dicembre 2016, numero 987. Quindi esistono delle ragioni certamente buone che stanno all'interno della legge, ma anche la legge Gelmini certamente ha importanza nello stabilire queste questioni. Ecco, per concludere, tutti i tre temi che abbiamo posto in discussione in questo convegno sono tra di loro strettamente correlati, perché in realtà un test prima di tutto deve essere fatto bene, deve essere in grado di accertare l'adeguatezza della preparazione iniziale per consentire poi allo studente di proseguire gli studi in maniera corretta, e questo per diverse aree da cui il test standard. Deve essere in grado di svolgere un'azione di orientamento verso lo studente, e qua ci tengo molto a ricordare che l'orientamento è rivolto allo studente, che deve capire, deve essere informato possibilmente in anticipo, anzi certamente in anticipo, se la sua preparazione è adeguata, può scegliere se perseguire quella strada o scegliere un'altra, e deve avere capacità predittive della carriera, perché se faccio un test che poi non c'entra niente, se chiedo delle cose stupide, avrò un test stupido e finirò per ammettere studenti che non sono in realtà i migliori a seguire quel corso. Quindi queste tre azioni sono tre azioni correlate strettamente, e il CIGLIA, lavorando su base scientifica, sta via via perfezionando questi obiettivi. Ti ringrazio.